ragazzi, oggi ho assistito a che cosa? Ero svogliatamente davanti alla televisione all'ora di pranzo, ho acceso la televisione qui in redazione e c'era un'immagine incredibile. Un signore che stava dicendo la sua sul vaccino, Paolo Brosio, lo abbiamo ospitato anche qui, c'è stata una grande battaglia anche qui, diceva la propria idea sul vaccino, cioè che aveva dei dubbi sul vaccino, idee legittime che però oggi in questa Italia non si possono professare, cioè oggi uno non è legittimato a essere scettico sul vaccino, perché se dici una sola parola al di fuori, no, del mainstream vaccinale, dell'unico dio il vaccino, sei classificato come un, nell'ordine, un coglione, un ignorante, una testa di cazzo, un traditore, un evasore fiscale, e chi più ne ha più ne metta. Potete dire, sono state dette tante cose contro quelli che solamente hanno dei dubbi, e c'era il signor Brosio che esprimeva dei dubbi. Dall'altra parte della barricata il signor David Parenzo, eccolo qua, il signor David Parenzo. Vi faccio risentire questa gentile conversazione che è avvenuta negli studi della 7. Certo, questa è una trasmissione in cui notoriamente si fanno risentire anche i conduttori ospiti di altre trasmissioni. E andiamo con Brosio Parenzo. Brosio ha cominciato a dire la Costituzione è sospesa. E ridi anche tu. Ma non ci sono anche le cure terapeutiche. Ma certo, ci sono, ma anche hai parlato di Costituzione che sono sospesa nei primi mesi. Però io, ma scusate, vado ad accendere un cero io a Međugorje per farti tornare un minimo di senno. Io me ne vado via. Allora, facciamo una cosa, una alla volta. Ma cosa sto a fare se deve intervenire Parenzo e parlare sopra la mia voce? No. Ci vuole il pensiero unico di Parenzo? Ma non c'è il pensiero unico. Passa quelle che sono le informazioni del Ministero della Sanità. Ma come ti permetti? Ma come si permette di dire che passano le informazioni del Ministero della Salute? Io non penso che Parenzo sia la voce della verità. Io penso che ognuno di noi abbia un'opinione e abbia il diritto di esprimerla. Ma infatti stavo quando non mi viene data la parola, con un atteggiamento vessatorio e denigratorio, allora io ti dico: Mirta, ti ringrazio per l'invito, ma me ne vado. Brosio, un attimo. Però posso dire una cosa: il fatto che tu sia, come dire, non devi dire come ti permetti, è la realtà. Ogni volta che esce qualcosa fuori dal Ministero della Salute e dintorni, tu dici: il Ministero della Salute. Ma invece qui non si prende non per oro per colato quello che viene dal Ministero della Salute e diramazioni. Io ti ho detto più volte, lo ha detto l'OMS, lo ha detto l'AIFA, lo ha detto la Fondazione, appunto. Il Ministero della Salute è un organo politico. È il Ministero della Salute, non è la Bibbia, che pure, su cui pure si può discutere. Delle fonti, come dire, scientifiche, cioè gli enti Brosio regolatori. Brosio contro Pregliasco. Poi torna Parenzo, perché la frase clou è più avanti, vai. Siamo arrivati all'85%, hai vaccinato il 90% della popolazione con un virus mutante? Tanto, togliamoci dalla testa mutante, la panacea, non diciamo stronzate, del favore, nuovo vaccino che arriva in vita. Non ci arriva... Non ha torto, però. Virus mutante. Adesso sarà sbagliata l'espressione, ma si è vero. È un virus che muta. Questo voleva dire. Vuol dire che lui vuol dire. Non si è ma non lo so. Anche quello ma dell'influenza. È vero o non è vero che è mutante? Non è che è cambiato e non ha effetto il vaccino. Andiamo lì. Andiamo al clou. Ma no, ma cosa vuoi andare? Ma non è vero. Nella tua vita c'è un'intervista al mattino in cui dici: Brosio, tra alcol e cocaina in un'orgia mi ha salvato e rompi le balle sul vaccino. Ha detto. Si è fatto di tutto della sua vita e lo rispetto, ma adesso rompe le balle su un vaccino. Dice io, Paolo Brosio, ascoltami, tra alcol e droga, allora, tu in un'orgia, una persona, in un'orgia una voce mi ha salvato. Io ho grande rispetto per le storie personali. Ho avuto un momento di debolezza nella mia vita, tu quindi vieni, ti sei fatto qualunque cosa e ora vieni cose a parlare del vaccino. È una cosa incredibile, vergognosa. No, ma te lo dico con affetto. Sei veramente vergognoso. Parli di cose, capito, che non sai dopo che hai ingurgitato qualunque cosa. Sei
strano, ignorante, se mi permetti, di una persona vergognosa. L'hai stai parlando tu, di una debolezza, l'hai di una persona sì, che ho in quanto mi sono convertito nella mia fede, è stato un periodo circoscritto e limitatissimo della mia vita, e tu mi vieni a rinfacciare una di queste cose su degli argomenti come questi. Sai cosa fai? Ti posso dire una cosa, Parenzo? Ti rispetto. Mi fai vomitare. Ti rispetto. Beh, guarda. Allora, posso dire una cosa? Posso dire una cosa? Però non è che la sua vita, non è che la sua vita sia nascosta. Cioè, la sua vita, quello che ha fatto, non è nascosto. Cioè, per cui uno, tu hai usato l'argomento, l'argomento del fatto che uno nella sua vita si è fatto di tutto per dire adesso non ti vuoi vaccinare, ma sono due cose diverse. Scusa se te lo ricordo. Sono due cose molto diverse. Se uno si è fatto, uno a caso si è fatto di cocaina per tutta. Ma che chiudiamo qui? C'è gente che vuole intervenire, gente incazzata. Perché hai creato un mondo. Voi aprire i telefoni su questa cosa, certo, io ti conosco, conosco le regole di questa putrida trasmissione che prende pezzi qua e là, li mette insieme, apre le gabbie e mi fa linciare, vaffanculo, io me ne vado. Ti dico solo una cosa adesso, che è questa: ho fatto presente all'amico Brosio delle sue interviste, non è che ho dato una notizia nascosta, la notizia l'ha data lui mesi fa, aveva scritto anche un libro, ma che c'entra col io, COVID, la droga, che le orge, certo. Io ho detto, caro amico, tu, ma come tutti gli altri che si sono fatti, che si hanno tirato su con quel naso qualunque roba, non è solo il suo caso, gente che ha pippato, sì, cocaina, sì, alcol, sì, eccetera. E adesso, a fronte di un vaccino che è vidimato dalle autorità di garanzia, dice: ah, io ho dei dubbi, ho dei dubbi, potrebbe far male. Cazzo, ma avete pippato il demonio, vi siete anche, avete la vostra vita per un periodo, e mi dispiace per voi, l'avete mandata, stava per finire chissà come, come, in che modo. Sì, cure, però scusa, che c'entra col vaccino? Tu dici no. C'entra, chi fratello fatto, mio, perché chi se si uno è fatto dalla mattina alla sera non può aver paura, no, del vaccino, dici, può non dire, può aver certo, paura. Certo, però uno che si è pippato, non so se sia il suo caso, lo ha detto lui, il mondo è quest'altro. Si è iniettato, dici, qualunque cosa, diciamo, problemi, così, ti fai i non clinicamente verificata, diciamo almeno così, non lo so, diciamolo almeno così, non clinicamente verificata, mi va bene? È più politicamente corretto. Sì, sì, sì. Adesso dice: no, il vaccino! Dico, guarda che l'AIFA! No, l'AIFA! Cazzo, ma con quel naso avete tirato su il mondo! Dice: no, l'AIFA però! L'AIFA però! Ho dei dubbi! L'EMA! L'EMA però! Qual è EMA? Cioè, che tu dici, EMA? Quando c'era la striscia, quando c'era, in generale stiamo parlando, quando c'era la striscia di cocaina su un tavolo, quando c'era la striscia di cocaina su un tavolo, non andavano ad analizzare come era fatta questa striscia di cocaina. Aspetta un attimo, prima di tirare sta pipa, vediamo un attimo cosa dice l'EMA o l'AIFA. Non sia mai che tra qualche anno ci sia qualche svantaggio. Fratello caro, non è il caso di Brosio. Fratelli cari, che avete tirato su il mondo e quest'altro. Quando stava lì con la narice così pronta a tirare su una, e poi dicevate che botta, non è che dicevate aspetta che chiamo l'EMA per verificare, andate a quel paese, siete degli ipocriti, ciao, vado via, ciao. Fermo. E se ne va sul serio, quello se n'è andato perché lo posso vedere solo io, perché lo posso vedere solo io, perché non abbiamo la webcam su Roma, porca la gran puttana. Fermi là. Siete una radio di coglioni e non le passate le cose vere, passate solo quello che volete. Strade in diretta. Allora, posso dire una cosa, però la discussione di prima in realtà è una discussione originale, quella parenziana. Cioè lui sostiene, anche con una certa ragione, adesso al di là del caso Brosio, che chi, mettiamo i cocainomani, cioè quelli che pippano continuamente o che hanno pippato, no, eccetera, eccetera. No, ma fammi andare avanti. Quelli che si iniettano, diciamo, nelle vene qualsiasi cosa, senza prima verificare che queste cose portino ad effetti che spesso, tra l'altro, è certificato al 100% che sono nefasti in questo caso, no? Aspetta, verifichiamo, vediamo. Aspetta, che botta. Aspetta che chiamo Ema e verifico. Si sono pippati pure il Gran Sasso. Si sono pippati il Gran Sasso senza badare a Ema, Food and Drug Administration. Un ex cocainomane, un cocainomane, ma uno so, eroinomane, chi possono ha fatto fare uso di possono dire non qualunque diritto, cosa, non ovviamente. Ha diritto, però, certo, hanno diritto di fare, certo, tutto, però, ovviamente. Non possono troppo obiettare. Se qualcuno gli rompe i coglioni sul vaccino, dici: no, amico mio, sulla sicurezza del vaccino. Possono obiettare, ovviamente, ma mi fa ridere che dicono: aspetta, perché potrebbero essere
esserci conseguenze tra due anni. Tra due anni? Ma avete tirato su con, con quel naso come un aspirapolvere anche l'intonaco di casa, bianco. Pure la farina. E dice no, adesso chiamo l'EMA, verifichiamo. Verifichiamo l'EMA. Che dice l'EMA? Che dice Ricciardi? Che cosa vuoi che dica? Se hai tirato su col naso tutta quella dose di cocaina, fratello caro, non credo che ti faccia benissimo. Ma io poi sono per la legalizzazione, quindi non mi interessa davvero. Sì, non vuoi. Però mi fa strano che facciano adesso. No, i dubbi. E no, però sai, AIFA, AIFA. Che botta. Che botta! Ma dai, ma andate a quel paese, veramente. Comunque chiudi da qua perché oggi sono stanco e mi avete stufato. E anche tu mi hai stufato. Mi hai stufato perché hai usato quel pezzo di trasmissione tagliato. Ma lo facciamo per sempre. Fare questa porcheria. Sì, ma è brutto, è un metodo proprio, è proprio una trasmissione nata male. Nata allora male. Oggi però... adesso le telefonate, capito? Beh, certo, no, non va bene. Adesso, però adesso ti faccio sentire un altro personaggio su cui ti parliamo un attimo di Figliuolo. Figliuolo invece. Figliuolo che ha detto che bisognerà fare la terza dose. Attenzione, certo. E oggi Mattarella l'ha Mattarella fatta. Diamo un po' di la notizie. Cosa grave, salgono i la casi. Cosa grave. Dosi anche senza prenotazione, dice il generale. Io mi alzo anche i piedi quando parlo del generale Figliuolo. Alza di piedi. Il generale Figliuolo ha detto: sì. Salgono i casi. Sì. Dosi anche senza prenotazione. Sì. E apre soprattutto, questa è l'altra notizia importante: ai vaccini entro Natale per la fascia dei bambini tra i 5 vergogna e gli 11 questa, anni. Vergogna. Se vergogna. Non ci, e io sarò vergogna. In prima fila. Se non ci vergogna. Vacciniamo. Cioè, vuoi fare tutti, vaccinare i tuoi bambini? Vuoi fare vaccinare quella grande, ma stai scherzando? No, se, i bambini, se l'EMA e l'AIFA, cioè, mi i tuoi dicono bambini di sì, che ho visto l'altro giorno, sì, quei poveri sì, ragazzi, vabbè. Li vuoi fare vaccinare? Se li vuoi fare vaccinare? L'ho già fatto con la mia grande. No, i piccoli. Zitta con quella voce messa apposta dalla regia, zitta. Se l'EMA e l'AIFA mi dicono di sì, io lo faccio, lo perché non mamma sono mia, come vabbè. Quei signori che fanno la striscia, poi fanno Parenzo, prima di dare la botta. Prima di dar la botta, fanno la striscia, preparano la cartina da 10 euro, da 50, da 500 e dicono prima di tirare su, dice aspetta che chiamo l'AIFA e chiedo se questa botta che faccio avrà delle conseguenze. Poi che botta, ammazza, ipocriti, ipocriti. È una vergogna. Allora, questo è Brosio. No, cos'è la vergogna? È Brosio quello. Il garante dei detenuti di Sassari, un altro dei casi anche del giorno, quello. Il garante dei detenuti di Sassari. Sì, si sì. Chiama Unida, Antonello Unida. Però posso dire che è una follia o anche... No, non si può dire che è una follia. Gavino dalla provincia di Messina, vai, forza, iniziamo. Gavino, nome storico, anche di dirigente comunista, dai, vai, dimmi. Come no? Mitico dimmi. Gavino Angius, dimmi. Già capogruppo al dimmi. Senato del PDS, no, grande personalità. Dimmi. Grandissima personalità. Perché devi offendere? Una grandissima personalità. Dimmi la politica, l'ho conosciuto, sono allora, molto amico suo, mi onoro di essere amico. Volevo brevemente intervenire sulla diatriba sì. Tra Brosio sì, e Parenzo. Giustamente. No, ma non c'è da intervenire. Sì, come no, c'è da intervenire. No, un attimo. C'è da chiudere questa stupida polemica. Volevo dare la mia piena solidarietà a Parenzo. Addirittura. Perché francamente, le dico francamente, ognuno della sua vita può fare quello che vuole, come vuole. Certo. Però di uno che ha deciso per un certo periodo della sua vita di tenere un atteggiamento dissennato, debosciato, sono affari suoi. Ma che dissennato e debosciato? Ma come ti permetti? Come ti permetti dissennato e debosciato? Ma come ti permetti? Come ti permetti? Ma vergognati, ma ti devi vergognare. Ma cosa vergognati? Di sentirsi più nobile o di sentirti più assennato di Brosio, più atteggiamento dissennato, ma vaffanculo, sì, va. Sì, ma vaffanculo tu. Aspetta che ti richiamo, aspetta che ti richiamo, imbecille, quanto manca qua? È finito. Vabbè. E 5, 6, 7, 8. Migliaia di anni di progresso della scienza. Questa questo è una allora, l'altro sberla, giorno, una... l'altro giorno è intervenuto un ascoltatore Guido che ha detto una cosa, voglio farlo risentire. Ah, giustamente mi scrivono dal TG5, giustamente sì. Mi scrivono dal TG, sì. Autorevolissima sì. Conduttrice del TG5. Sì, sì, che non voglio fare il nome, sì. Però giustamente. Non lo so se la è quella, giustamente sì. Mi scrive. Sì. Sì, è quello. Spiega a Crux che sì. Moriranno quelli non vaccinati. È l'epidemia dei non vaccinati. Ha rotto il cazzo. Come lui. Pure questa conduttrice del TG5 mi questa ha rotto i coglioni. Ha ragione. Spiega che moriranno COVID quelli non vaccinati. Testa.
siete ormai schiavi del Covid, non sapete più vivere senza Covid. Dice, che cazzo c'è? Non c'è più il Covid. Oddio, di che cosa faccio senza Covid? Di cosa posso parlare? Come posso attaccare Brosio? Io non voglio respirare. Io non voglio attaccare Brosio. Non volevo attaccarlo. Sai che io non vado a respirare. Ti confesso questo. Mi ha chiamato nella pausa pubblicitaria. Sì, lo so, ti vedevo impegnato. Mi ha chiamato la DN Kronos. Sì, sì. Perché la DN Kronos? Che cosa è successo? Ho detto. Ah no, dice pronto DN Kronos. Volevo capire una sua dichiarazione sull'affare. Una mia dichiarazione sull'affare Brosio. Sì, volevamo avere una sua, perché Brosio ha dichiarato. Che cosa ha dichiarato Brosio ancora? Cosa c'è? Ho detto. Andiamo a vedere amici della DN Kronos. Cosa adesso c'è arrivo da dichiarare in adesso più arrivo ancora? Aspetta, aspetta, adesso lo vado a pizzicare. Intanto ricordiamo quello che ha detto. No, ho detto cosa ha dichiarato ancora. Adesso lo vado Brosio a vedere. DN Kronos, Brosio, gli avranno fatto un'intervista dove avrà sparato a zero contro di te, no? Sì, immagino. Bellissimo, bellissimo. Immagino, se no, altrimenti adesso lo vado a pizzicare, non ti preoccupare. Intanto ti voglio far ascoltare Guido, l'altro giorno, l'ascoltatore da Viterbo. Guido, tu dici perché lo fai risentire? Ha detto delle cose gravissime, sì, ma questa esatto, trasmissione punto, però è punto fatta per questo, per far sentire solo. Capito? Tanto se può galera non me ne fotto un cazzo. Grazie, grazie per allora, aver chiamato. Allora, credo che abbia detto un omuncolo. Ha detto, ti ha definito un omuncolo. Va così bene, ma è la cosa meno grave che ha detto. Un omuncolo. Tra tutto, è la cosa omuncolo meno grave che credo, ha detto. Credo, un omuncolo. Tra le altre cose, vai, ancora con Guido, vai. È che perché non è grave, può giustizia da me. David Parenzo è un omuncolo, una persona disdicevole. Attaccandomi sul personale ha dimostrato di non essere un uomo. Cosa ha voluto dimostrare? Che grazie alla fede ho superato dei momenti difficili. No, però l'argomento non era questo, Brosio. È un giornalista, un uomo che attacca sul piano personale una persona con un argomento che non c'entra nulla con quello di cui si sta discutendo in diretta. È andato in scena una cosa vergognosa, uno scandalo. È una vergogna! Sì, così ha detto. Esatto, è una cosa vergognosa, lo dico anch'io, uno scandalo quello che ha detto lui. È vero, è una cosa vergognosa. Comunque qui abbiamo spiegato il senso di questa cosa qua, il senso di questa cosa qua che non riguarda Brosio naturalmente, riguarda le persone ma che no, oggi o ieri non si sono fatti problemi dal punto di vista medico a iniettarsi o a inalare un sacco di cose e adesso hanno paura del vaccino, punto. È una cosa legittima, però uno può dire scusami, tu che hai dichiarato pubblicamente di esserti inalato qualsiasi cosa, non ti sei posto il problema di che cos'era la sostanza che inalavi, perché ti poni lo stesso problema sul vaccino? Questo uno lo può dire, ragazzi, la polemica, la polemica. Brosio dovrebbe essere abituato alla polemica, è una vita che fa polemica. Dai, io su, infatti adesso in questa intervista alla DN Kronos che uscirà tra poco, che cosa hai detto alla DN Kronos? Ho detto semplicemente che non ho rilevato dei segreti incredibili della sua vita personale, che lui li aveva scritti in un libro, quindi sì, la sua vita dunque è pubblica. Dunque? Quindi lui, quindi io ho detto, intanto ho contribuito a far rivendere il suo libro e questo mi fa solo dici, che piacere. Dovrebbe, se ti dovrebbe ringraziare, dici, ti dovrebbe ringraziare. Beh, no, anche remunerare in qualche modo. Dici, guarda che pubblicità che hai fatto al libro mio dove ho fatto. Questo è il primo, sì, questo è il primo ambito. Primo punto, e il secondo sì, questo ho provato, non l'hai detto, non l'hai detto alla DN Kronos. Sì, sì, sì. No, sì, ho detto mi dovrebbe ringraziare perché vendrà più copie del libro. Remunerare non hai detto. Lo aggiungo adesso a te, se vuoi chiama l'ANSA, chiama l'AGI adesso. Ma ti rendi, ma di cosa stiamo parlando adesso? Se stiamo, ma perché non hai buttato il telefono giù alla DN Kronos allora? No, perché non hai amici, buttato il telefono giù alla DN Kronos? Dicevo, non voglio rispondere su una polemica televisiva, potevi dire così. Ma no, ma uno chiede, va bene. Poi è bello che hanno messo le crocette, hanno messo le crocette alla DN Kronos. TV, però è importante. Importante, importante. Insomma, l'informazione è questa, ragazzi. No, questa, no, 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 questa, no, è questa porcheria che fa. No, è questa qui. Questo devi dire. Ma questa veramente roba questo, qua, scusami, che questo va in però, scena questo, tutte no, però, scusami, sere, questo però qua, si è svolto. Scusa, posso dire una grave cosa? Questo scontro si è svolto negli studi. No, della ma questo sette, non c'entra niente. Della non sette, c'entra niente. Come no? Però quello si svolge qua ogni allora, sera. Un altro ascoltatore. E tu riprendi, ritriti, rimetti il allora, telefono un altro aperto degli ascoltatori che commentano. Un altro ascoltatore. Ma perché non trovi un altro modo di raccontare la realtà? Io ci avrei un'altra storia da raccontare. Un altro approfondimento sulla questione della Lega. Ma oggi c'è il Consiglio culo, federale giù, della giù, Lega. Giù, giù. Un altro ascoltatore, avendo sentito Guido, che diceva che, ripeto, che con un pugnale da cinghiale. Luoghi comuni. Ma chiaramente, ma Brambilla ha perfettamente ragione, sono d'accordissimo con lui. Mauro da Mantova ha chiamato, Mauro! Ah, eccoci perfetto, qua. Avanti col disastro. Vai, vai, Mauro, dimmi. Ascolta, quel coglione che ti ha permesso oggi, dalla merda Merdino, a fare quell'intervento contro Ambrosio. Beh, ne stiamo parlando da un'ora e mezza, ne stiamo parlando praticamente. Quel cretino! Ma come cretino? Che cazzo si permette? Quel fratto! No, beh, scusa. Ma chi è lui? No, chi è? Era... Aspetta un attimo, aspetta. Era invitato, era invitato. Aspetta un attimo, aspetta. Ma come si permette? Aspetta un attimo, calma. Ma che sei l'avvocato di Brosio? Cosa sei, l'avvocato di Brosio? Ottimo avvocato, ottimo, ottimo. A me piace. E certo, ma certo. Ma certo. È una vera persona. Come ti sei permesso andare a tirare fuori il fatto che sei lavorato? E te che se lo fai fatto in culo?
professore, scusami. Aspetta. Vuoi avvicinare bene la bocca al telefono, che non si sente un cazzo. Poi tu mi dici perché gli dici di avvicinare la bocca al telefono. Questo è criminale, cioè dare la parola. Vabbè, avvicina di più la bocca al telefono, altrimenti si sente come in una. Non ho ancora capito. Questo abbiamo capito. Questo l'abbiamo capito. Le voglio spiegare questo, signor Mauro da Mantova. È una persona seria. Serissima. È una persona seria, non è un coglione con la quella a fianco. Sono stronzo. Fa sempre gli attacchi quando non è indicato insieme. Perché se scusi. Ero io. Che facevi? Ma non c'eri tu, per fortuna, Franco. Ma tu è impossibile che tu fossi là, perché tu non sarai mai invitato. Non sarai mai invitato come ospite. Solo in questa trasmissione qui, questo è il tema anche che dovrebbe farti riflettere oggettivamente. Cosa volevi dire a Mauro? E invece sbagli. Dove vai invece? Dove vai ospite, invitato in trasmissione? Porta a porta. Va. Ti immagini? Buonasera, Burgo di Porta a Porta. Abbiamo qui Mauro da Mantova. Metti la musica di Porta a Porta sotto. Mettila. Una sorta di raspo. Perché sapete che se vado in tv io ti svernicio. Ma che fai tu? Ma quale daspo? Non c'è nessun daspo nei tuoi confronti, perché nessuno ti cerca. Esatto. Non c'è nessun daspo. Esattamente. Perché avete creato la zizzania per strada. Comunque al di là di quello che non me ne fosse un cazzo. Ascolta, perché prima gli hai detto quel tipo là? Ma meno male che faccio il vaccino, perché sennò cosa? Ma che trovi? È un'influenza! Ma c'è cazzo a niente! È un'influenza, è arrivata a dire che è un'influenza. È arrivato il medico. È arrivato la fondazione Veronesi. Esatto, la fondazione. La storia dei medici. Vabbè, ciao Mauro, mi hai rotto i coglioni, ciao.